precursore perché ho imparato e ho giocato un po' dappertutto, davanti alla difesa, esterno, anche se esterno non lo ero per nulla, tre quarti, interno di centrocampo, quindi per un giocatore è una virtù importante saper giocare dappertutto, anche se poi c'è di contro il fatto che non diventi esattamente un giocatore riconoscibile, perché sai fare tutto, ma poi magari ti mettono in varie zone del campo. Però Raspadori è sicuramente un giocatore moderno che ha un gran futuro. Tra due giorni c'è il derby, ti intriga più l'Inter o il Milan? Beh, da un punto di vista così sportivo ti intriga un po' di più il Milan, perché è un progetto nuovo, ha cambiato tanto, però è partito sicuramente meglio di quanto ci si aspettava, perché cambiando molto hai molte più incognite, non è detto che insomma trovi subito la quadratura. Invece Pioli sembra essere già sulla buona strada. L'Inter è una certezza, ha cambiato qualche uomo, ma fondamentalmente il modo di giocare è rimasto lo stesso, e credo che sia, non me ne voglia il mio amico Simone, sicuramente la squadra favorita per me è la squadra da battere, quella che ha diciamo un progetto un po' più avanti delle altre, però sicuramente non sarà facile. Può essere l'anno di Zaccagni questo? Beh, diciamo che l'anno scorso è stato un anno molto molto positivo per lui, credo che sia stata la sua miglior stagione, quindi parte già bene. È chiaro che migliorarsi non sarà semplice, però è un giocatore che se lo deve mettere come obiettivo, perché secondo me è tra i giocatori più talentuosi del nostro campionato. Quindi consiglieresti alla Lazio di blindarlo, dato che ci sono le solite discussioni sui rinnovi di contratto? Sì, però di questo ovviamente bisogna sentire il presidente Lotito, che in questo senso no, è sempre quello che decide le sorti dei suoi giocatori e soprattutto della sua Lazio. Però ripeto, Zaccagni è un profilo molto molto interessante, non solo per la Lazio ma anche per il nostro panorama calcistico. Senti, ma la vera Lazio è quella del Lecce o quella che ha incantato a Napoli? Perché i tifosi se lo chiedono. No, beh, è sicuramente quella vista a Napoli, perché l'ha dimostrato per gran parte della stagione dell'anno scorso. Anche a Lecce, pur non giocando una partita eccezionale, per un'ora insomma era in controllo della partita, poi ha avuto un blackout, a volte capita, però la Lazio è una realtà importante del nostro campionato. La Lazio debutta martedì con l'Atletico Madrid in Champions League. Cosa ti aspetti dal cammino europeo della Lazio e che impressione ti ha fatto Matteo Guendouzi? Scusami? Matteo Guendouzi, che impressione ti ha fatto? Allora, il cammino è un girone non impossibile, quindi mi aspetto che quantomeno arrivi a giocarselo, poi dopo ovviamente la Champions non è mai facile, però secondo me tecnicamente è una squadra che può assolutamente passare il girone, e dopo tanti anni di assenza dalla Champions è un'occasione importante insomma per consolidarsi a livello europeo, perché la Lazio deve fare quel salto di qualità. Guendouzi ha esordito direi molto bene a Napoli in una partita difficile, in un momento complicato della partita, è entrato con grande personalità e ha avuto un impatto molto positivo. È un giocatore che per caratteristiche può ricoprire anche diversi ruoli, quindi credo che sarà un jolly importante per Sarri. Grazie.